al Festival Francescano sul dialogo non poteva mancare questo appuntamento sulla Cina, sul faticoso dialogo che si sta aprendo tra l'Occidente e questo immenso paese misterioso e affascinante, dialogo culturale, economico e religioso tra la via della seta e quella delle fedi, introdotti dal giornalista Gerolamo Fazzini, l'economista e presidente e professore Romano Prodi e il gesuita direttore della Civiltà Cattolica, il gesuita Antonio Spadaro, ci aiuteranno ad entrare nell'anima della Cina. E siamo certi che sarà un dialogo non solo buono, ma anche intelligente. Benvenuti al Festival Francescano e a questo momento così importante. A te la parola, Fazzini. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Grazie a chi ha pensato a questo incontro su un tema così stimolante e con due relatori, con due ospiti così significativi, importanti, che non hanno bisogno di grandissime presentazioni in realtà perché li conoscete tutti. Questo evento è organizzato dal Festival Francescano in collaborazione con Civiltà Cattolica, che è la rivista diretta da Padre Spadaro e è la rivista più antica d'Italia, 1850 portati benissimo, cioè classe 1850, tanti anni portati benissimo, una rivista completamente rinnovata nella tradizione da Padre Antonio. E quindi questa rivista, che Papa Francesco ha definito unica nel suo genere, e in effetti lo è, oggi avrete la possibilità, iniziamo subito con uno spot, dopo arriviamo ai contenuti, ma lo spottino ve lo beccate subito. Questa rivista avrete oggi la possibilità di conoscerla, per chi non la conosce, o di abbonarvi a un prezzo assolutamente speciale con una offerta ad hoc per il Festival Francescano, andando nello stand qui dietro e presentando il coupon che trovate sulle sedie. Quindi questa già è un'occasione importante. Ma ovviamente l'occasione di oggi è importante soprattutto per i contenuti che verranno discussi in questa sede. Evidentemente la Cina è un paese smisurato e non potremo affrontare tutte le questioni, ma insomma cercheremo di toccare quello che è più caldo dai punti di vista dei quali i relatori sono, come dire, acutissimi osservatori. E io ringrazio in particolare gli organizzatori del Festival Francescano per l'invito che mi è stato fatto a moderare questo incontro. Vi rubo veramente un secondo telegrafico, perché a me è venuto il mal di Cina in passato, cioè a tanti viene il mal d'Africa, a me, lavorando per tanti anni al PIME, Pontificio Istituto Missioni Estere, è venuto il mal di Cina. E però mi sono accorto che questo mal di Cina sta venendo a tanti, perché la Cina oggi è qualcosa che temiamo da un lato, ma che dall'altro ci affascina incredibilmente. Vi do un dato: una professoressa della Cattolica mi diceva che nel 1998 a Milano c'era un solo corso di cinese con 12 studenti. Oggi ci sono 5 università milanesi che fanno corsi in cinese, ivi compresa la Bocconi e il Politecnico. Quindi in pochissimi anni guardate come si è ampliata l'offerta. È un altro esempio banalissimo, ma che dà l'idea. A Montichiari, che è un paese vicino a Brescia, quindi non a Brescia città, l'Istituto Don Milani, 1200 studenti, 600, stiamo parlando di istituto tecnico superiori, 600 studiano cinese. Quindi il trend è questo, e quindi chi ha scelto di parlare oggi di Cina ha assolutamente indovinato il colpo, ma lo ha fatto soprattutto, e qui entriamo un po' anche nel titolo che è stato scelto, che è anche il titolo del primo dei due libri che Padre Antonio ha curato, di cui poi diremo, Nell'anima della Cina. Oggi si parla tanto di Cina, ma si parla dei dazi commerciali con gli Stati Uniti, la guerra dei dazi, si parla di Hong Kong, se ne è parlato tanto anche in televisione, sui giornali, ma noi vorremmo provare a entrare in quest'anima, per quanto riusciremo in un'ora,
perché lo spirito del festival è proprio quello di puntare sul dialogo, e puntando sul dialogo con l'altro si va a conoscere l'altro nella sua profondità, al di là degli stereotipi, al di là dei pregiudizi che, dobbiamo dire, nei confronti della Cina ci sono stati e ci sono tuttora, dobbiamo essere onesti. Cioè, la vulgata dice che fino a qualche tempo fa, adesso magari meno, la vulgata diceva che i prodotti cinesi erano quelli meno di marca, quelli che costavano poco ma duravano anche poco. Oggi pensate ai telefonini, Huawei non è molto, adesso non è che voglio fare pubblicità a nessuno, però insomma hanno fatto passi da gigante. Qualche sera fa hanno fatto vedere in televisione un servizio su un supermercato dove cinese, dove alla cassa non si paga più neanche con la carta di credito, ti guardano come un pezzente, ma c'è il riconoscimento facciale. Quindi lo spirito del festival è proprio quello di andare oltre gli stereotipi e provare a incontrare la Cina per quello che la Cina è. Allora, partiremo in questo da dei due ospiti, vi ho detto, adesso li presento brevemente perché appunto di per sé tutti sapete chi sono, ma ricordiamo brevemente: il presidente Prodi ha alle spalle una lunghissima esperienza, prima in ambito accademico, poi in ambito politico. Dovrei snocciolare un elenco di titoli honoris causa che non farò, però ricorderò, perché questo è attinente al tema, che alcuni di questi riconoscimenti accademici gli sono venuti da università cinesi, perché il professor Prodi ha svolto anche delle attività accademiche appunto in Cina, e questo gli ha dato la possibilità di avere una conoscenza diretta di questo paese, non solo quella che aveva in precedenza, che comunque era già, come dire, un bagaglio molto importante come politico di altissimo rango, presidente del Consiglio e presidente della Commissione Europea a Bruxelles, e nonché presidente del gruppo di lavoro ONU Unione Africana, quindi una persona abituata per anni ad avere uno sguardo internazionale di primissimo piano, di primissimo livello. Quindi il professor Prodi ci darà questo sguardo, diciamo, più dal punto di vista economico-politico. Il suo ultimo libro si intitola Il piano inclinato, è uscito nel 2017 per Il Mulino. Padre Antonio Spadaro, alla mia sinistra, è direttore di Civiltà Cattolica da qualche anno, come ho detto ha già rinnovato in poco tempo molto profondamente la rivista, mentre Prodi è emiliano doc, padre Antonio è siciliano doc e ci tiene a rivendicare la sua sicilianità. È gesuita, ovviamente, confratello di Papa Francesco, ma non solo confratello di Papa Francesco, dobbiamo dire che oggi è uno degli uomini più vicini a Papa Francesco, da tutti i punti di vista, soprattutto sul fronte della comunicazione, e infatti è lui che ha fatto la prima storica intervista al Papa, a Papa Bergoglio, che poi è diventata un libro, La mia porta è sempre aperta, che è uscito nel 2013 con diverse traduzioni all'estero. Padre Antonio è consultore del Pontificio Consiglio della Cultura, fa parte del Board of Directors della Georgetown University di Washington. Insomma, è anche lui una persona che ha uno sguardo internazionale. Basti dire che è appena tornato da un viaggio in Africa e dal Giappone, dopodomani sarà a Washington, quindi gira come una trottola. E d'altra parte i gesuiti questo facevano, erano viaggiatori fondamentalmente, viaggiatori della cultura. Quindi abbiamo due angolature molto diverse, complementari, entrambe di altissimo profilo, ed è questo che giustifica, e vi ringrazio io a nome vostro, è questo che giustifica anche il fatto che questa piazza sia così piena, così attenta, così gremita e così interessata. Pronti via, partiamo con il professor Prodi. E la prima domanda è un po' questa, cioè sulla base della sua esperienza diretta, proprio come sia come politico sia come accademico, che cosa più l'ha colpita della cultura e della civiltà cinese innanzitutto, oltre che di altre cose, l'economia, lo sviluppo eccetera, ma di quello ne parleremo dopo. Io, proprio dal punto di vista della cultura, questo è un paese che ha 4.000 anni di storia, noi ogni tanto ce lo dimentichiamo, non ha solo la muraglia cinese, che cosa l'ha colpita di questo, nell'impatto con la cultura di questo paese? Allora, questo. Ma la Cina, quello che mi ha colpito è il comune desiderio di ritornare a essere uno dei paesi guida del mondo. Cioè, la Cina
è sempre stato all'avanguardia. Nel 1400 gli storici dicono che i due luoghi più ricchi del mondo erano la Toscana e la Cina. Poi non lo so come facciano a dirlo, ma questo è quello che dicono. E poi abbiamo avuto una storia complicata che non sto a descrivere, è un grande secolo e mezzo di umiliazioni. Quello che ho visto in questi anni in Cina è una forza comune per recuperare il ruolo del mondo. E l'aspetto più preoccupante è che ritorni una mentalità imperiale. Io nei miei studenti cinesi ho visto un cambiamento enorme solo in 7 anni di età, proprio perché la consapevolezza di essere tra i leader del mondo costituisce qualcosa che è quasi irresistibile. È stato così per la Gran Bretagna, l'unica cosa, qui è una parentesi, gli inglesi, la cosa patetica è che gli inglesi si credono ancora l'impero del mondo e non lo sono più, ma Stati Uniti e Cina hanno ormai questa enorme consapevolezza, e in Cina questo è venuto nello spazio di una generazione soltanto, con dei cambiamenti enormi. Pensate che quando io ho scritto il primo articolo sulla Cina, che era il 1984, dopo Cristo, non prima di Cristo, tanto per essere chiaro, e l'articolo era intitolato 1,40, perché il costo del lavoro in Italia era 40 volte superiore al costo del lavoro in Cina, cioè l'ora lavorata costava 40 volte di più. Oggi, se dovessi scrivere l'articolo, scriverei 1,3, che è ancora differente, 1,25, insomma, che è ancora differente, ma che è un cambiamento colossale, anche se l'84 è lontano. E questo grande progresso ha unificato il paese, quindi l'aspetto più incredibile è questa consapevolezza di essere leader del mondo. E qui c'è subito un discorso chiaro, no? La tensione fra Stati Uniti e Cina è una delle cose più preoccupanti che ci sia al mondo, perché si chiama effetto di Tucidide, quello che volete, la guerra del Peloponneso. Quando c'è una potenza stabilizzata e una potenza che sale, nella storia, dicono gli storici, su 16 casi, 12 c'è stata la guerra e 4 no. Quindi oggi la guerra sarebbe devastante e ci sarebbe un grande bisogno di mediazione. Questa mediazione può venire solo dall'Europa, e l'Europa non ha capito che proprio per la sua civiltà, per la sua cultura, per le sue esperienze storiche, sarebbe suo dovere fare questa mediazione. Perché non può farlo l'Italia? Vabbè, perché ci sono al mondo 23 cinesi, ognuno italiano. Ecco, questo è un dato che da solo vi dice come stanno le cose. Ecco. Allora, il problema è che questa grande cultura cinese venga aiutata a indirizzarsi verso un andamento pacifico e costruttivo. In questo momento il dualismo con gli Stati Uniti rende questo cammino assai difficile, e quindi non nascondo la mia preoccupazione per quello che sta avvenendo. Ultima osservazione, osservazione, questo cammino è ormai inarrestabile, perché prima si diceva la Cina copia, assorbe le culture altrui, eccetera, adesso è invece un creatore di cultura. Voglio dire, finisco con un episodio personale, ma che vi dà l'idea, no? Andai qualche anno fa a Prato, dove c'erano tensioni fra i cinesi e gli italiani, no? Prato è la città con la comunità cinese più forte di tutto, e tra parentesi, l'Italia è il paese europeo in cui ci sono più cinesi che non negli altri paesi, nessuno lo sa questo, e allora dico, qui occorre fare
un laboratorio comune, una piccola cosa, 1000 metri quadrati, eccetera. I nostri industriali tessili hanno detto no, perché questi copiano tutto. Vado in Cina, c'era sulla terrazza dell'Università di Shanghai una riunione e vedo davanti a me un palazzo di 300 metri con tutte le gru in costruzione. E dico, ma cos'è questo? Questa è la nuova università tessile. Ecco, questo è il problema che noi abbiamo di fronte. Allora, o abbiamo con lo scopo, e l'Europa può farlo perché ha una prima in economia nel mondo, lo siamo ancora come Europa Unita, prima nell'esportazione, grandissima cultura e soprattutto abbiamo, possiamo avere una certa importanza militare, ma non siamo una grande potenza. Quindi abbiamo una possibilità di un ruolo di pacificatore o almeno di mediatore in questa tensione. Grazie Presidente, una domanda, prego. Grazie per la estrema sintesi e profondità. Proprio una domanda che si aggancia con questa domanda telegrafica, risposta telegrafica. Lei ha citato giustamente il ruolo dell'Europa, gli stessi cittadini di Hong Kong, qui parlo di Hong Kong, non di Cina, Repubblica Popolare Cinese, aperta la parentesi e chiusa, questo incontro si svolge, lo sapete bene, a pochissimi giorni dal 70° dell'istituzione della Repubblica Popolare Cinese, 1 ottobre 1949, quindi anche questo da un certo punto di vista provvidenziale, oltre che ovviamente nell'anno degli 800 anni dell'incontro tra Papa Francesco e il Sultano. È il primo anniversario dell'accordo fra il Vaticano e la Cina, per questo dimenticano tutto. Stavo dicendo, a Hong Kong gli studenti, paradossalmente, una delle tante marce che hanno fatto, simbolicamente l'hanno fatta in direzione dell'ambasciata britannica, dell'ex ambasciata britannica, quasi a dire, oltre che aver chiamato in causa Trump, quasi a dire cara Europa, aiutaci. In 13 secondi, quale sviluppo possiamo prevedere? È una partita, quella di Hong Kong, che riguarda tutto il mondo o riguarda solo quel fazzoletto di terra che peraltro ha 7 milioni e mezzo di abitanti ed è una piazza finanziaria unica al mondo? Ma proprio stamattina ne discutevo di questo. Primo, Hong Kong vuole una sua indipendenza e quindi la decisione cinese che portava certi poteri verso Pechino da Hong Kong è stata mal vista. In secondo luogo c'è un altro elemento, una tensione sociale fortissima, perché Hong Kong è diventato molto ricco ma con delle divisioni enormi e le due cose si stanno sommando e quindi producono un cocktail molto molto pericoloso e difficile da prevedere, non solo pericoloso, ma difficile da prevedere perché si mescolano le due cose. Però il problema del conservare l'indipendenza da Pechino è un problema molto sentito e d'altra parte, scusate se aggiungo qualcosa, Pechino non ha l'interesse a schiacciare Hong Kong perché in fondo le grandi operazioni economiche, i legami finanziari, i problemi valutari passano tutti da Hong Kong. Allora è certamente la piazza finanziaria di Shanghai avrebbe interesse, ma la Cina globalmente ha interesse a tenere Hong Kong abbastanza viva e indipendente. Quindi è un problema complesso. Grazie. Grazie mille. Passiamo adesso la parola a padre Spadaro, anche perché giustamente, come è stato ricordato, proprio un anno fa veniva firmato questo storico accordo provvisorio tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese. Ma prima di arrivare lì, facciamo un salto indietro. Voi ricorderete tutti che nella famosa intervista che il Papa concesse al giornalista Francesco Sisci, che è uno dei sinologi più importanti per Asia Times, il Papa ha detto, riferendosi alla Cina, che quel paese ha una grande cultura con una inesauribile saggezza e ha aggiunto il Papa, da ragazzo qualunque cosa leggessi sulla Cina aveva la capacità di suscitare la mia ammirazione. Allora, uno che ha ammirato la Cina, ma con le opere, non solo a parole,
la Cina del suo tempo è senz'altro Matteo Ricci, già è stato ricordato giustamente nell'introduzione, e con lui molti altri gesuiti. Io cito qui solo tre nomi di italiani perché la lista sarebbe lunghissima, ma tre tra i tanti intellettuali, scienziati, artisti, eccetera, che sono Giulio Aleni, Martino Martini e Castiglione, che è un pittore famosissimo in Cina, tanto famoso in Cina quanto sconosciuto in Italia. Allora, padre Antonio, che cosa ha ammirato, che cosa colpisce Papa Francesco di Matteo Ricci, visto che quando si parla di missionari e missione, Papa Francesco cita sempre Matteo Ricci, non è solo, come dire, un problema di consanguineità. Sì, sì, assolutamente. Ma diciamo che in generale Matteo Ricci è per tutti i gesuiti una sorta di modello, anche perché tutti i gesuiti hanno nel cuore in un modo o nell'altro la Cina. Mi sono chiesto anch'io perché, non è una domanda esteriore alla mia vita, perché essendo io gesuita devo anch'io capire perché sono affascinato dalla Cina. Una risposta provvisoria, perché tutte le domande importanti, se toccano la vita, sono provvisorie. Allora, la risposta provvisoria che mi sono dato è la mia risposta personale, che proietto su Francesco, poi bisognerebbe chiedere a lui evidentemente. La risposta è che la Cina rappresenta veramente l'altro da noi. In fondo le culture dei grandi continenti, dell'Africa, dell'America Latina, dell'America del Nord, in un modo o nell'altro sono riferibili o riconducibili alla cultura che noi già conosciamo, la cultura europea. Pensate all'America Latina di Francesco, a quanto la cultura spagnola evidentemente ha influenzato, anche producendo un meticciato che piace tanto a Francesco, ma appunto è stato un punto di sintesi, se vogliamo. Mentre nella Cina scivoliamo come sul vetro, cioè è qualcosa che ci sta davanti e rimane sempre altro da noi e non riusciamo mai a ridurla a noi. Quindi c'è un senso di alterità e di mistero che ci affascina e ci attira profondamente. Ed è un mistero che ha affascinato tanti gesuiti e certamente la figura di quella di Matteo Ricci, o anche Li Madu, come è conosciuto in Cina, che ricordo nacque nel 1522 e morì nel 1610. Questo è l'arco temporale. Allora, perché Francesco è colpito da Li Madu, da Matteo Ricci? Quando Francesco diede a noi gesuiti di Civiltà Cattolica l'udienza per la pubblicazione del numero 4000 della rivista, ci diede proprio come modello Matteo Ricci e ci disse anche il perché. Perché lui aveva disegnato il mappamondo, è una cosa che forse pochi sanno, ma Matteo Ricci ha disegnato per il popolo cinese un mappamondo. E che cos'è il mappamondo? Cosa fa il mappamondo? Ti fa conoscere il mondo e crea le connessioni tra il popolo che lo produce, quindi in questo caso il popolo cinese, e le altre civiltà. Quindi il mappamondo di fatto è un ponte che collega le culture e le civiltà che sono sotto il cielo. Allora, sostanzialmente la Cina si è sempre letta come una sorta di proiezione del cielo sulla terra, il centro del mondo, la nazione di mezzo, quasi, diciamo, quello che di importante c'è al mondo. Ecco, Matteo Ricci, facendosi cinese, assumendo la lingua cinese, i costumi cinesi, amando la Cina fino in fondo, diventando lui stesso cinese, è riuscito a creare un ponte tra la Cina e il mondo, costruendo questo mappamondo e facendo vedere come nel mondo c'erano grandi culture, c'era in modo particolare appunto anche la figura del Papa, con la quale la Cina avrebbe dovuto collegarsi, no? e dialogare. E in fondo la cultura della tavolozza, la logica della tavolozza di colori di cui è fatto il mondo e di cui hanno parlato spesso sia Papa Francesco sia il presidente cinese Xi Jinping. Ricordo in particolare un discorso all'UNESCO del 2014 in cui il presidente cinese usò l'immagine dei molti colori, cito, per descrivere la magnifica mappa genetica del cammino delle civiltà umane. Quindi l'immagine della tavolozza dei colori, io penso che questa sia un'immagine fondamentale. Un altro elemento che porta Francesco ad ammirare Matteo Ricci è il fatto che lui ha puntato tutto sull'amicizia, che è un termine chiave per Matteo Ricci. Per Matteo Ricci la chiave dei rapporti
tra i popoli, le culture, le persone, e appunto l'amicizia. Ricci nel 1601 scrisse un trattato sull'amicizia. Come già ha detto il presidente Prodi, il rapporto tra la Cina e l'Occidente è un rapporto molto complesso, fatto di colonialismo e di imperialismo. Nel momento in cui oggi la Cina vuole essa stessa entrare in dialogo col mondo, entrare in una dinamica di apertura nei confronti del mondo, di multipolarità, allora la parola amicizia diventa una parola chiave, perché come il mappamondo diventa un ponte. Allora capite quante volte il Papa ha detto costruite ponti e non muri, ponti e non muri. Ecco, allora Matteo Ricci diventa la persona che ha incarnato in sé il ponte, proiettandolo nel mappamondo e proiettandolo in questa parola amicizia, che è diventata la parola chiave. Concludo ricordandovi che il rapporto tra la Cina e l'Europa non è un rapporto che nasce né oggi né ieri, è un rapporto lontanissimo nel tempo, e questa via della seta è stata attiva tra il primo secolo avanti Cristo e il XIV secolo, quindi secoli, tantissimi secoli, che hanno creato un rapporto non solo economico, perché sempre l'economia, questo poi lasciamo dire a lui, ma l'economia si lega sempre alle culture e alla spiritualità. Nel momento in cui c'è commercio, c'è incontro tra le persone, c'è incontro tra le culture, c'è incontro tra gli spiriti, c'è incontro tra le religioni. Quindi all'interno della via della seta, che andava appunto dall'Europa, attraversava il Medio Oriente, poi tutta l'Asia, arrivava alla Cina, si sono incontrati cristiani, musulmani, zoroastriani, buddisti, e si sono anche addirittura aiutati gli uni con gli altri a dire Dio. Per cui noi abbiamo per esempio dei monaci del VII secolo, no? Cosiddetti nestoriani, ma nestoriani non erano in realtà, che per poter dire Dio, che monaci che attraversavano questa via della seta, per poter dire Dio in quel luogo, cioè in Cina, hanno chiesto aiuto ai monaci buddisti e hanno assunto addirittura il loro linguaggio. Quindi l'altro da te ti diventa amico per poter fare in modo che tu possa esprimere la tua anima e la tua fede in Dio. E questo è straordinario, e questo bisogna ricordare oggi, e per questo Papa Francesco è così appassionato anche di Cina. Grazie per questa sintetica, efficace risposta che ci aiuta a capire appunto come il Papa vede anche, non solo vede Matteo Ricci, ma vede la missione e dunque perché anche, poi ci arriviamo, ha fatto questo che a alcuni pare un azzardo nei confronti della Cina, ma poi ci arriviamo. Padre Antonio ha ricordato giustamente che la Cina è per definizione l'altro da noi, ed è proprio così, a cominciare dal carattere che designa, no, la parola Cina, che significa paese di mezzo. Cioè per i cinesi il centro del mondo è sempre stata la Cina, noi siamo periferia rispetto a loro, è sempre una questione di punti di vista. Questo è importante tenerlo presente, perché come diceva prima il professor Prodi, c'è il rischio che ci guardino in chiave imperialista eccetera, e questo ovviamente è un pericolo. Però che si sentano, che, perdonate l'immagine, i primi della classe, diciamo in parte, in piccola parte, lo si capisce, perché è una serie di dinastie che sono durate 4.000 anni, che hanno avuto la vita che hanno avuto, insomma è qualche cosa che non è comune nella storia, no? Torniamo un po' sull'attualità, già molte cose le ha dette prima il professor Prodi in maniera molto efficace. La Cina è un attore internazionale ormai riconosciuto, a volte si sente già padrona del mondo, in Africa lo sta facendo da anni un po' la padrona del mondo, ma sicuramente, se vogliamo guardare al positivo, sta vivendo uno sviluppo tecnologico, scientifico ed economico che era impensabile solo pochi decenni fa. Nell'immaginario collettivo credo che tutti ricordiamo gli anni 60-70 con le distese di popolazione cinese, con le giubbe blu, il berrettino e le biciclette. Ecco, da lì, diciamo, a partire dalla modernizzazione portata da Deng Xiaoping a partire dall'83, ci sono stati non un balzo in avanti, una serie di balzi in avanti. E una cosa che forse vale la pena ricordare, la Cina questo imperialismo, diciamo, lo sta mostrando anche in maniera soft, ma neanche tanto,
perché per esempio Pechino sarà l'unica città nella storia ad ospitare, peraltro a pochi anni di distanza, 14 anni soltanto, due volte le Olimpiadi, 2008 Olimpiadi estive, 2022 le Olimpiadi invernali. Non era mai capitato nella storia, e voi sapete, perché noi italiani abbiamo appena, tra virgolette, vinto quelle invernali, che ultimamente non c'è la gara a ospitare le Olimpiadi perché ci vogliono un sacco di soldi. Pechino l'ha voluto, e anche questo credo sia un segnale interessante. Ma volevo appunto passare la parola al professor Prodi con questa domanda. Leggendo tutto questo sviluppo imprevedibile, pazzesco, e faccio un'ultima citazione, questa è la lettura del Corriere della Sera domenica 22 settembre, quindi: nel sequenziare il DNA oggi i cinesi non hanno rivali, hanno più strumenti avanzati di tutti e un esercito di bioinformatici. Presto saranno imbattibili nelle scienze della vita. Allora, come stanno insieme il turbocapitalismo cinese, come è stato chiamato, con una struttura politico-amministrativa che di fatto si rifà ancora al modello comunista? È un mistero che nessuno riesce a spiegare, ce lo spieghi lei. Ma io, quando mi fanno questa domanda, rispondo con una battuta. Pechino, visto che abbiamo qui il siciliano, è l'opposto di Palermo. Perché? Vi ricordate il Gattopardo, no? A Palermo tutto doveva cambiare perché tutto rimanesse uguale. A Pechino tutto deve rimanere fermo a ciò che tutto possa cambiare. Cioè, questa è la grande differenza. Cioè, quando io dico ma qui c'è un problema di libertà, di diritti, eccetera, la risposta è: noi siamo 1.400.000.000 di persone, 700 sono usciti dalla miseria, ce ne mancano altri 700. Quindi noi vogliamo e dobbiamo andare avanti fino al compimento di questo. Però guardate che qui c'è una osservazione complicata, cioè non la voglio rendere semplice, per dire il grande cambiamento che c'è stato. In tutti gli incontri che io ho avuto con il presidente della Cina o il primo ministro, da primo ministro italiano, soprattutto da presidente della Commissione europea, l'inizio del discorso era: dovete capirci, perché noi siamo una società in via di sviluppo, siamo ancora un paese povero. Due anni e mezzo fa, all'ultimo congresso del Partito Comunista, 19°, il presidente cinese ha detto semplicemente questo: noi consegniamo, ci sviluppiamo al 6%, voi siete in piena crisi e quindi il mondo guarderà a noi. Questo è in parte una verità, in parte un'affermazione molto preoccupante, se non c'è una mediazione che, ripeto, è necessario fare da parte dell'Europa. Cioè, la Cina ritiene che il discorso di potere accentrato, forte, verticale, che negli ultimi anni è aumentato come concentrazione, sia indispensabile per compiere questa fase di sviluppo. Allora, questo però è estremamente pericoloso per il futuro, proprio perché può arrivare a determinare, ad aumentare le tensioni nell'ambito mondiale. Detto questo, quello che per rispondere alla domanda, ci sono dunque, paese scientificamente più avanzato rimangono gli Stati Uniti globalmente, paese più potente militarmente rimangono gli Stati Uniti globalmente, ma la tensione fra Cina e Stati Uniti non è più tanto una tensione commerciale, ma è una tensione tecnologica, perché in alcuni settori, qui ha citato il DNA, io potrei citare il grande campo della rete nuove di comunicazioni, cioè la guerra che viene fatta alla società cinese che si chiama Huawei, è perché nel 5G,
che è il futuro, è la base futura delle nuove tecnologie, la Cina sta sopravanzando gli Stati Uniti. Globalmente, ripeto, la capacità scientifica americana è ancora più ampia, ma la crescita cinese in questo campo è molto più veloce di ogni previsione e soprattutto avendo, come vi dicevo, 1.400.000.000 di abitanti, questo costituisce un cambiamento del mondo. Anche perché, e termino, dovete ricordare una cosa, che la Cina ha veramente delle diversità rispetto agli altri paesi, cioè ha 20% della popolazione del mondo, ma solo il 6-7% delle terre coltivabili. Allora, finché la gente soffriva la fame, se la cavavano. Adesso che mangiano, che l'industria ha bisogno di materie prime, eccetera, la Cina è spinta a fare una politica estera. Allora, il discorso che ci faceva sull'Africa è il discorso ovvio, cioè dove un paese così va a cercare il cibo, le materie prime, il petrolio e il gas di cui ha bisogno, dove ci sono, cioè in Africa e in America Latina. Allora qui abbiamo una situazione asimmetrica, che la Cina ha bisogno dell'Africa e gli Stati Uniti non hanno bisogno dell'Africa, perché hanno loro, esportano cibo, hanno le materie prime e hanno anche l'energia quasi sufficiente di cui hanno bisogno. Ecco allora questa grande simmetria. Allora qui c'è un discorso europeo. Noi abbiamo bisogno dell'Africa perché abbiamo questi stretti rapporti, ed è una follia quello che avviene oggi, in cui noi andiamo in Africa con un'eredità coloniale che non ci è simpatica. La Cina sta in qualche modo esagerando nel suo lavoro in Africa. Se avessimo una saggezza politica, si dovrebbe lavorare assieme per aiutare l'Africa, il cui sviluppo è indispensabile, poi non vi spiego perché, sennò ci vorrebbero 6 ore, ma dovremmo farlo assieme. Invece la situazione della tensione internazionale lo impedisce. Questo mi preoccupa assai, perché crea delle tensioni anche in Africa di cui non ci sarebbe alcun bisogno. Grazie Presidente. Le faccio una domanda telegrafica per dare un po' di pepe, perché insomma i giornalisti questo fanno. Di pepe ne vuole finché vuole, ecco. Se vuoi ce ne ho di pepe. Allora, è appena uscito un libro che ha fatto molto discutere anche in Italia, si intitola Il modello Cina, e nel sottotitolo si parla di meritocrazia nella scelta della classe dirigente e anche di limiti della democrazia, perché è questo paradosso, no? Comunque, una tesi del libro scritto da un americano è sostanzialmente, sì, la tesi è che la selezione del personale politico e, diciamo, degli alti livelli dirigenziali in Cina sia molto severa, e questo potrebbe confermarlo benissimo padre Antonio, perché tutti sappiamo che all'epoca di Matteo Ricci il primo convertito cinese, Paolo Sui Guanci, che era un funzionario imperiale, dovette subire anche lui tutta una serie di, una trafila, insomma. Possiamo dirlo con una battuta che certi personaggi politici nostrani, non faccio i nomi, glieli lascio fare a lei se vuol divertirsi, comunque in Cina non passerebbero gli esami e dunque non arriverebbero dove sono arrivati? Perché mi fa una domanda che ha già la risposta. Ma perché voglio i nomi da lei. No, nomi non ne faccio, assolutamente. Però è interessante, perché padre Spadaro prima ha parlato di Matteo Ricci, no? Guardate che Matteo Ricci l'hanno fatto morire prima di farla arrivare a corte, è stato 4 anni senza entrare in corte e non ha mai visto l'imperatore in tutta la sua vita, proprio perché prima ha dovuto dimostrare di sapere la matematica, la fisica, l'economia, di parlare il cinese perfettamente, eccetera, e poi, come diceva, di avere come suo aiutante un mandarino. Cioè il problema della selezione è tuttora uno, il più grande strumento che ci sia in Cina. Questo non c'è alcun dubbio. Il livello intellettuale e il livello di capacità è elevatissimo.
Ciò non toglie che in questa storia dell'arricchimento ci siano stati grandissimi problemi di corruzione, per cui la campagna fondamentale del nuovo presidente cinese Xi Jinping è contro la corruzione, perché avrebbe penetrata proprio dentro allo Stato, avrebbe distrutto l'anima cinese. E questa è la grande contraddizione di questa fase di sviluppo. È rimasto il problema della selezione della scuola. Voi sapete, all'università in Cina sono ormai di altissimo livello, e in una delle riunioni mi chiesero: ma come mai noi cinesi non vinciamo mai a football? Che è un'ossessione per la Cina, almeno lì è un'ossessione. E io ho risposto: perché al pomeriggio i ragazzi, invece di giocare, fa matematica, e allora evidentemente che è difficile poter vincere. Però, sempre per stare leggeri ma rispondere alle cose, quando c'è stata la visita del presidente Xi a Roma, il presidente, per andare al Quirinale dalla sala del banchetto verso quella in cui c'era la conferenza, diciamo così, è passato in mezzo a tutta la Repubblica Italiana, sostanzialmente. Ha stretto la mano a una sola persona, l'allenatore Lippi. Uno. E ultimo episodio che vi diverte anche questo. 1988. Ero in Cina con l'IRI, firmiamo un contratto per delle centrali elettriche dell'Ansaldo, quando l'Italia faceva ancora queste cose. La controparte cinese mi dice: ho un problema molto delicato. Oh, sapete, quando il problema è delicato, dobbiamo andare in un'altra stanza. Andiamo in un'altra stanza, dice: vengo qui a nome del presidente Deng Xiaoping. Oh, grande rivoluzionario. Deng Xiaoping le chiede un favore. Oh, dico, vediamo. Vuole vedere giocare Maradona. Voi vi immaginate il grande rivoluzionario cinese che fa un desiderio, vuole vedere giocare Maradona. Allora vengo a casa, parlo con l'allenatore, che si chiamava Ottavio Bianchi, no? Allora, che è il grande, e si combina tutto. Dopodiché, dopo 4 giorni, viene Ottavio Bianchi: Maradona vuole 300 milioni di lire. Un'impresa pubblica, un po', e mi è toccato annullare il viaggio, perché Deng Xiaoping mi aveva mandato a dire che se andava a giocare Maradona, per dirvi cos'è la Cina, lui veniva allo stadio e ci sarebbero stati 600 milioni di persone alla televisione a vederlo. Ecco, questo è l'episodio alleggerisce il tono, ma vi dà anche l'idea di questa dimensione senza precedenti della storia. Ecco. Però ricordatevi un'altra cosa, sempre per descrivere la storia: fra 30 anni di gran lunga il paese più popoloso del mondo sarà l'India e non la Cina. L'India arriverà a 1.700.000.000 di persone, perché il tasso di natalità indiano è ancora fortissimo. Quindi attenzione, perché la storia cambia sempre e noi dobbiamo stare molto attenti. L'India ha caratteristiche assolutamente diverse, eccetera, non ne parliamo, ma tenete presente questo. Grazie mille. Verrebbe voglia già di organizzare una tavola rotonda per l'anno prossimo sull'India, ma questo lo lasciamo agli organizzatori. È stato detto già nelle pieghe del discorso del professor Prodi che c'è, come dire, uno sviluppo economico fortissimo, però ci sono anche delle domande inevase che riguardano l'etica, il tema della corruzione. Cioè, ci sono delle domande di senso sempre più prepotenti in Cina. E quando dico domande di senso mi rivolgo, faccio eco a un tema più generale del cattolicesimo in quanto tale, cioè una domanda religiosa che c'è sotto traccia e che sta peraltro venendo fuori in maniera molto forte, soprattutto nei contesti più sviluppati, più acculturati. Cioè, paradossalmente, all'interno anche delle università statali ci sono personaggi e uomini di cultura che si interessano al cristianesimo, alcuni di questi anche si convertono, non tutti. Addirittura si parla di febbre cristiana in Cina, che ci sembra una cosa stranissima. Allora chiedo a Padre Antonio, che cosa potrà essere, come dire, guardando avanti questo
questo futuro della Chiesa, questo futuro religioso della Cina, proprio partendo da questa domanda di senso che, come dire, è quella che ci portiamo dentro tutti. Ma intanto vorrei riprendere una cosa già detta dal professor Prodi, cioè richiamando la figura di Matteo Ricci. Dobbiamo considerare che questo che stiamo vivendo in questo momento, cioè la situazione, il dialogo tra la Santa Sede e la Cina, è qualcosa per certi versi completamente nuovo. Cioè è vero, noi possiamo parlare di Matteo Ricci, però giustamente, come lui ha ricordato, Matteo Ricci è stato accolto in Cina non perché prete, ma perché è dotto, ma perché è colto, e ha dovuto superare una serie di passaggi, diciamo, per essere introdotto a casa, diciamo, dell'imperatore, molto rigorosi, molto selettivi. Ma direi anche i gesuiti che portavano il Vangelo avevano nel cuore Cristo, no? E che entravano in Cina con questo desiderio, ecco, entravano in Cina ma sempre come pittori, per esempio Castiglione, come esperti addirittura di Confucio. Pensate un po' che quando il presidente Xi Jinping, cioè quando il presidente Mattarella è andato in Cina a incontrare, incontrato evidentemente il presidente Xi Jinping, ha fatto un breve discorso e ha ricordato a Mattarella l'importanza di Prospero in Torcetta per la comprensione del confucianesimo. Prospero in Torcetta era un padre gesuita, quindi è stato il presidente cinese a parlare a Mattarella dell'importanza del gesuita e viceversa. Però ripeto, è sempre stato questo canale. In realtà adesso il dialogo avviene su un livello religioso, e questo è forse la prima volta che avviene in questo modo, anche perché il governo cinese si rende conto che proprio la crescita e lo sviluppo economico richiede una armonia interna nel paese. Allora, avere una Chiesa cattolica all'interno del paese significa avere un'entità strutturata con cui si può dialogare, al contrario di quello che invece appunto non si può fare, cioè con le sette, con le superstizioni non puoi dialogare perché non hanno nessun riferimento, mentre la Chiesa cattolica è una realtà molto strutturata. E nello stesso tempo però non puoi continuare ad avere una Chiesa clandestina e una Chiesa ufficiale. Allora, o meglio, ho sbagliato termine, una comunità ufficiale e una comunità clandestina all'interno della stessa Chiesa. Quindi c'è un bisogno di armonia sociale che spinge il governo a rendersi conto che proprio adesso, quando ha bisogno per il proprio sviluppo anche economico di stabilità, non puoi continuare ad avere due comunità diverse all'interno della stessa Chiesa. Ma questo è il riflesso e lo specchio di quello che appunto diceva Gerolamo prima, cioè che la Cina sta cambiando profondamente, e mentre si sviluppa economicamente si rende conto che lo sviluppo economico produce un bisogno di senso, di significato. La gente si interroga che senso ha la mia vita, presa dai ritmi frenetici del lavoro. Allora, questo bisogno spirituale oggi in qualche modo va soddisfatto. E come io appunto dicevo prima, ci sono delle sette che crescono nel paese. Certamente le confessioni, le comunità protestanti crescono molto di più della Chiesa cattolica, proprio perché la Chiesa cattolica fino adesso è stata divisa e presa da problemi più interni, che a volte sono anche problemi di potere interno. Allora, l'accordo provvisorio che è stato firmato di fatto chiude questa stagione, perché tutti i vescovi che in Cina hanno, no, una titolarità, la titolarità di una diocesi, sono tutti in comunione con il Papa, è la prima volta che avviene una cosa di questo genere, quindi è un momento storico. Allora, i bisogni, diciamo, lo sviluppo e il progresso economico, una società che è diventata sempre più materialistica e utilitaristica, ecco, alla fine ha prodotto e produce un bisogno di senso che va soddisfatto. Su questo dobbiamo concentrarci, non sui nostri problemi interni, ecclesiastici, diciamo, no? Ma sul bisogno di evangelizzare un popolo che ha bisogno di questa evangelizzazione. E vorrei citare, permettetemi una citazione in questo contesto, di una riflessione che fece l'allora Cardinal Ratzinger nella prefazione alla traduzione cinese del suo libro intervista Il sale della terra. E in questa, prefazione si legge: la vera questione è
può la fede cristiana costituire una risposta duratura, vissuta, non soltanto da una minoranza in Cina, ma diventare una forza che plasmi tutta la Cina? Apparirà, si chiedeva il cardinal Ratzinger, apparirà un giorno un cristianesimo asiatico o cinese, così come apparve un cristianesimo greco e latino, sorto dal suo transito dal giudaismo al paganesimo? Allora il cardinal Ratzinger si chiede, esisterà un cristianesimo cinese? Guarda caso, questa domanda paradossalmente viene posta in termini politici, se vogliamo, dal presidente cinese, quando dice il cristianesimo deve sinizzarsi, deve assumere caratteristiche cinesi. Allora noi ci irrigidiamo, e anche un po' giustamente, perché temiamo l'influenza politica, la volontà di dominare politicamente il territorio del religioso. Ma in realtà questa domanda contiene per noi una sfida gigantesca, storica. L'unico momento della storia in cui il cristianesimo si è trovato a confrontarsi con una sfida del genere fu l'epoca dell'ellenizzazione del cristianesimo, cioè la traduzione del cristianesimo in categorie greche. Da quel momento il cristianesimo è sempre stato greco. Dalla Grecia all'Himalaya il cristianesimo ha parlato greco, categorie greche, aristoteliche. Oggi dalla Cina ci viene la sfida dell'altro, cioè ripensare completamente il cristianesimo con categorie filosofiche che non sono quelle nostre, quelle alle quali noi siamo abituati. Allora ripensarlo alla luce delle categorie taoiste, della filosofia taoista, che non contempla il principio di non contraddizione, per esempio, o della filosofia confuciana. Cosa questo significherà per il cristianesimo? Io qui vedo una sfida spirituale gigantesca, perché significa disancorare il cristianesimo dalla sua coincidenza con l'Occidente, significa ripensare una globalizzazione non in termini occidentali, ma in termini appunto orientali, ed è una sfida che si innesta all'interno profondo, no, della teologia cristiana. Quindi diventa una sfida profonda che non tocca solo i cinesi, ma tocca tutti noi, cioè il futuro del cristianesimo. E qui rientriamo a quella sfida posta proprio dall'allora cardinal Ratzinger in questo libro che ha della profezia. Grazie padre Antonio. Torno su questo tema finale che è importantissimo perché padre Antonio ci ha dato l'unità di misura con la quale leggere quello che il Papa sta inventando, l'azzardo, se vogliamo anche dirlo, un azzardo in senso spirituale. Perché da giornalista io come altri miei colleghi giorno per giorno capita di registrare che ci sia stato un incidente da una parte in Cina, parlo di incidenti tipo spirituale, le chiese distrutte, le croci di qui, di là, su e giù, e questi sono episodi che sono ancora, che sono successi, quindi non è che l'accordo ha magicamente risolto tutto, ma nemmeno il Papa si aspettava questo evidentemente, però va anche detto, e questo credo sia la sede più opportuna per dirlo, che poche settimane fa è accaduto un fatto molto importante che segna proprio, come dire, la bontà di questo percorso e soprattutto che ci dà l'orizzonte di quello che stavi dicendo tu, e che appunto non è una questione di settimane, di mesi, è una questione, verrebbe da dire, di secoli. Del resto, se pensiamo, qui siamo tra francescani e gesuiti, questa è una cosa che dal cielo Matteo Ricci e compagni sorriderebbero, no? Pensando alla questione dei riti cinesi, che è nata peraltro dopo la morte di Matteo Ricci, però voi sapete che la questione dei riti cinesi è partita a metà del 600 ed è finita nel 1939, quindi diciamo che anche noi cattolici un po' di fatica nel dialogare tra noi ce l'abbiamo fatta. Però detto questo, apro e chiudo la parentesi, siccome è stato citato, sono stati citati i monaci, virgolette, nistoriani che sono arrivati nel VII secolo, sono stati citati i gesuiti, dobbiamo anche citare i francescani che sono arrivati a cavallo tra 1200 e 1003, Giovanni da Pian del Carmine, Giovanni a Montecorvino, eccetera, eccetera. Uno di questi è diventato anche arcivescovo di Pechino, quindi insomma hanno dato una mano in tanti alla storia della Chiesa in Cina. Però, insisto, padre Antonio, questo evento di fine agosto, la nomina di un nuovo vescovo di cui poi ci dirai meglio il significato, come va letto e che prospettive apre?
Sì, sono stati ordinati per la prima volta dopo l'accordo provvisorio, appunto fine agosto, due vescovi cinesi. Allora, qual è la lo specifico di questo evento? Perché chiaramente c'erano già state altre ordinazioni episcopali. Per la prima volta in Cina vengono ordinati due vescovi, in questo caso, che sono stati scelti in perfetto accordo tra il governo cinese e la Santa Sede. Quindi il primo frutto di questo accordo provvisorio è il fatto che per la prima volta dalla rivoluzione, diciamo, il Papa è stato riconosciuto chiaramente, come la sua autorità è stata riconosciuta come fondamentale per la selezione e quindi l'ordinazione di vescovi in Cina. Questo detto così a noi non fa né caldo né freddo, perché tutti sappiamo che i vescovi sono nominati, ovviamente sono scelti dal Papa. In Cina no, non era stato così. Non solo questo è avvenuto, ma è stato detto, cioè nel corso della celebrazione, per la prima volta il Papa è stato chiaramente nominato, dicendo che i vescovi erano stati scelti dal Papa, con l'approvazione del Papa. Allora capite che questa è una rivoluzione rispetto al passato, perché è chiaro che c'erano stati dei vescovi che erano stati ordinati perché il governo l'ha voluto, ma poi hanno chiesto, diciamo, l'accordo, hanno chiesto al Papa di essere riconosciuti anche loro, e il Papa li ha riconosciuti. Sono stati ordinati dei vescovi che hanno avuto al momento dell'ordinazione, privatamente parlando, diciamo, l'approvazione pontificia, ma non era mai successo che questa venisse detta esplicitamente e che questa soprattutto fosse stata effettiva, perché i candidati sono stati scelti insieme dai due. Allora, primo, il fatto che sia stati scelti con l'accordo del governo non deve turbare nessuno, perché per secoli della Chiesa i vescovi sono stati eletti così. Non solo, ma tuttora in altri paesi, pensate al Vietnam, dopo l'accordo fatto da Benedetto XVI, questo avviene regolarmente. Quindi i vescovi sono nominati d'accordo, perché tutti sanno che i vescovi hanno un impatto nella vita civile di un popolo. Ma la cosa che colpisce è che in Cina per la prima volta si va contro, adesso non è esattamente così, diciamo, ma mi verrebbe da dire quasi contro la Costituzione, perché in Cina si dice chiaramente che nessuna autorità esterna può dire una parola, diciamo, sulla amministrazione della vita sociale, no, del paese. E il Papa è chiaramente un'autorità esterno, un capo di Stato, diciamo, straniero. Allora mi ha molto colpito che proprio di recente, in un'intervista che è stata fatta a un vescovo che non è stato ancora riconosciuto dal governo, si sia detto, appunto, questo vescovo ha detto chiaramente che un funzionario del Fronte Unito, appunto, che si occupa direttamente di questioni religiose, ha detto chiaramente come interpretare questo fatto, e ha detto questo: che tutti i religiosi, sacerdoti, cattolici cinesi devono essere indipendenti da enti stranieri nel portare avanti la gestione degli affari religiosi interni alla Cina. Ma tuttavia ha anche detto che la Chiesa cattolica in Cina fa parte del corpo della Chiesa universale e in questo senso è legata al Papa. Cioè tutto quello che riguarda gli affari, diciamo, dipendono dalla Cina, ma per quello che riguarda la vita religiosa non c'è alcun dubbio che il vescovo dipende dal Papa. Allora capite, questo è un passo avanti gigantesco, perché dice che in Cina oggi si vive la piena comunione con il Papa e con la Chiesa universale. Non ci sono più ostacoli per cui questa comunione possa essere vissuta. E il fatto che il nome Papa Francesco sia risuonato per la prima volta nelle chiese cinesi in un'ordinazione episcopale è un fenomeno straordinario, unico, avviene per la prima volta ed è, se volete, per noi un piccolo passo, per loro un passo gigantesco, che è la premessa del futuro e della soluzione di tanti altri problemi. E qui concludo rispondendo a quello che diceva Gerolamo. È vero, ci sono in Cina ancora dei fenomeni che hanno il gusto della discriminazione, l'amaro gusto della discriminazione. Però attenzione che la Cina è un continente.
Allora, non sempre il governo centrale è consapevole di quello che avviene nelle province, non solo, ma ci sono dei capi delle province che sono contrari al governo centrale sulle faccende religiose e vogliono imporre il proprio parere. Però che cosa è successo per esempio nella Settimana Santa scorsa, diciamo, che un vescovo era stato portato via dalla sua diocesi durante, un vescovo non ufficiale, era stato portato via dalla sua diocesi perché è proprio nel triduo pasquale, perché non celebrasse la messa. Allora, dopo l'accordo, ma qui che succede? Come? Ci sono dei dialoghi, c'è un confronto, perché questo vescovo è stato portato via a forza dalla sua diocesi? Bene, allora si è interpellato il governo centrale, il quale non sapeva assolutamente nulla di questo fatto, e che è intervenuto sul governo locale e che ha riportato al suo posto il vescovo clandestino. Allora capite, non abbiamo risolto tutti i problemi, ma abbiamo trovato la chiave per risolverli. Grazie. Grazie, grazie davvero, perché credo che adesso ci sia stata data una prospettiva che è molto diversa, molto più ampia, molto più profonda allo stesso tempo rispetto a quella che normalmente viene anche declinata sui media. Gli organizzatori, consapevoli che questo incontro ha un interesse notevole, ci danno il permesso di sforare abbondantemente, non solo, ma la cosa più gradita è dare la possibilità a voi di intervenire in maniera diligente, quindi alzando la mano. Ci sarà un valletto o una valletta che porta il microfono a chi ne ha bisogno. Pregherei chi fa le domande, questa è una regola, non è una preghiera, mi correggo, questo è un imperativo, un editto imperiale: domande sintetiche, pertinenti, non riflessioni ad alta voce sull'universo orbe terraqueo, perché siamo in tanti e ci portiamo via il tempo. Mentre diamo la parola al primo intervenuto, ricordo, perché è già stato detto ma lo ribadisco, che questo evento è stato organizzato dal Festival in diretta collaborazione con Civiltà Cattolica e che, molto importante, siccome vi sta venendo un po' di acquolina in bocca a sentir parlare di Cina, a sentir parlare il professor Prodi e padre Antonio, allora poi, finito l'incontro, vi fionderete nel stand che sta alle mie spalle della EMI, dove c'è l'indulgenza plenaria. Se uno acquista, se li acquista tutti e due, c'è l'indulgenza plenaria. Se ne acquista uno solo, no, ma sto scherzando. Ci sono due libri curati da padre Antonio, che sono due raccolte di articoli apparsi su Civiltà Cattolica. Abbi pazienza un secondo, finisco lo spot e poi ti do la parola. Sono due raccolte di articoli apparsi su Civiltà Cattolica, possiamo dirlo che Civiltà Cattolica ha fatto un po' da apripista culturale, politica, da ambasciatore a questo accordo, ha ripercorso tanti temi sia storici che culturali in questi anni e sono stati qui raccolti appunto sia nel periodo immediatamente precedente l'accordo sino-Vaticano, sia immediatamente